Ciao ragazze e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi faccio il video dei prodotti terminati del mese di agosto. È terminato anche agosto, cioè è volato in un batter d'occhio. Questo video, come ogni mese, è in collaborazione con Fiamma del canale Fiamma Presley, della quale appunto trovate sia il link del canale, sia il link diretto al video gemello a questo qui. Quindi mi raccomando, passate anche dal suo canale a vedere il suo video. Passiamo ai terminati. Questo mese veramente sono pochissimi, sono contati, quindi i prodotti, perché essendo andato in ferie ho portato dei prodotti nuovi dietro, quindi non sono riuscita appunto a terminare tantissime cose, quindi vedrete veramente pochissimo. Allora, inizio con il farvi vedere questo flacone grandissimo da 750 ml di bagno crema della Nivea. Questo qui io l'ho preso inizialmente pensando che fosse la crema sotto la doccia di Nivea, invece questo è proprio un bagno schiuma, ha lo stesso odore, con la stessa è simile, perché c'è anche qui la crema, però è leggermente in meno, è più un latte dolce, un bagno schiuma con la profumazione di latte. Allora, la profumazione è proprio quello della Nivea, quello nella confezione blu, è abbastanza buono, perché lasciava comunque la profumazione rimaneva a lungo e lasciava la pelle delicata, e mi è piaciuto anche questo. Tra l'altro ho pagato pochissimo per essere un flacone da 750 ml, quindi in tal caso riesco a ritrovarlo, lo riprenderò sicuramente. Ho finito questa confezione, vabbè, di salviettine umide. Questa qui sono dell'Huggies, le porto di solito sempre dietro in borsa, magari se succede qualcosa, oppure sono di fretta e voglio un attimo pulire le mani, le utilizzo spesso queste qui. Ho terminato questo campioncino, questo qui me l'aveva inviato Lolli B, se non ricordo male, ed è questa, una crema fresca struccante. Allora, è un prodotto bio, è certificato bio, insomma, ed è alla profumazione di orchidea reale e piante selvagge. Allora, la profumazione non era niente male, anzi era ottima rispetto ad alcuni campioncini che mi avevano inviato, che avevano una profumazione terribile. Quando l'ho utilizzata per struccare il viso, ovviamente non ha struccato assolutamente nulla, è riuscito a tirare via un po', a portare via un po' di fondotinta, però né l'ombretto né il mascara né il rossetto è riuscito a levarlo. Di fresco dà quella sensazione di freschezza dopo averlo passato sul viso, però non è niente di che. Questo qui è della marca Green Energy Organics. Poi altro terminato è stato questo, ancora sento l'odore, questo sapone è un detergente mani, sapone della Palmolive. Allora, questo qui non l'avevo utilizzato io, l'avevo provato non ricordo dove, e mi era rimasta impressa questo profumo di mandorle, buonissimo. Quando l'ho visto e sono andata ad annusarlo, insomma, in negozio,
Mi è venuta in mente appunto questa profumazione che io l'associo tantissimo all'estate perché è un odore buonissimo, incredibile. Vi consiglio di, se lo vedete in negozio, di solo andarlo ad annusare. E l'ho preso e me lo sono divorato, insomma. È un 300 ml ed è appunto della marca Palmolive. È buonissimo, io cioè, l'ho usato anche per struccarmi appunto pronto il viso ed è un ottimo prodotto. Poi ho terminato flacone di super crema dopo sole della Pupa. Questo qui l'ho preso con il look one che avevano dato a giugno, se non mi sbaglio, e l'ho utilizzato per tutto quanto, insomma, l'estate. Mi è finita pochi giorni fa. Questo qui è un prodotto ottimo. Io infatti l'anno prossimo, se c'è ancora questo prodotto, lo andrò sicuramente a ricomprare. In pratica è un prolungatore di abbronzatura. Rinfrescante, lenitivo, idratante ed emoliente. Va usato sotto la doccia ed è adatto sia per il corpo, sia per il viso che per i capelli. Io principalmente l'ho utilizzato per il corpo perché sui capelli non sono solita mettere prodotti così, uso solo lo shampoo e basta. È un flacone da 300 ml ed c'era tantissimo prodotto all'interno, quindi appunto mi è durato più di 2 mesi e mezzo. È un prodotto ottimo, rinfresca tantissimo la pelle e la calma da... cioè, sono rimasta un giorno, tutta la giornata, e mi ero un attimo scottata qui alle spalle e qui sopra. Ho utilizzato questo e mi ha calmato un po' il tutto perché lascia la pelle freschissima. Lasciava proprio quella cosa di freschezza addosso che era piacevolissima, tra l'altro. Ed è appunto un ottimo prodotto. Non ha un inci buonissimo, però io. Cioè, l'ho adorato. Altro terminato, altri due terminati sono questo, il solito, il mio preferito deodorante della Neutromed. Questo qui è il fresh nella confezione azzurra. Lo compro spesso e volentieri perché appunto non ne riesco a fare più a meno. E poi ho terminato questo mascara della New York Color o NYX, che trovate da OVS, Upim, Acquistapone, un po' dappertutto. È una marca che si trova da ovunque. Ed è in pratica questo mascara, è il Big Curl Bold Mascara. Ed era questo qui, diciamo, il dupe di un mascara di Maybelline, se non sbaglio. Allora, io quando l'ho presi lo usai per un po' di tempo, però non mi piaceva tantissimo l'effetto che faceva sulle ciglia e quindi l'avevo accantonato. Forse non so perché appena aperto non mi ha dato quell'impressione fantastica che mi ha dato appunto quando sono andata a riutilizzarlo dopo un po' di tempo. È un mascara buonissimo, non so, forse perché il mascara all'interno si doveva un po' seccare, non so. Comunque lo scovolino è fatto così, a banana, quindi sulla punta è leggermente più sottile e nella parte centrale si allarga un po', fa delle ciglia fantastiche. Io infatti quando poi l'ho ripreso non l'ho lasciato più perché mi piaceva tantissimo l'effetto che faceva sulle ciglia e durava tantissimo. Durava tantissimo, mi è durato più di 12 ore.
E quindi mi è piaciuto tantissimo. Infatti, ora appena riesco ad andare a trovare uno stand della New York Color, sicuramente lo andrò a ricomprare perché è un prodotto che mi piace tantissimo. Ve lo consiglio. Tra l'altro, costa una cavolata, se non mi sbaglio, sui 3,50-4 euro, però. Ne vale veramente la pena. Quindi niente, ragazzi, abbiamo terminato. Come vi avevo detto all'inizio, appunto, erano pochissimi i prodotti. Come vi dicevo, vi lascio il link qui sotto del canale di Fiamma. Andate a vedere anche il suo video. E spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!